il tono di voce sarà questo. Grazie a tutti, io sono Michela Botteghi, assessore alla cultura, sono qui in rappresentanza di tutta l'amministrazione comunale, porto i saluti del nostro sindaco Luca Secondi che non è potuto venire perché come molti di questi giorni ha un altro impegno concomitante, quindi ci sono io e l'assessore Letizia Verdi. E siamo in questo magico posto che è veramente eccezionale rispetto al territorio nostro, in quanto ovviamente non abbiamo mare, ma sembra di esservi all'interno, perché veramente questo prezioso museo malvagologico è uno dei più grandi d'Europa e raccoglie quelli che sono più di 600.000 esemplari, no? Dei vari fondali marini di tutto il mondo, quindi è veramente prezioso sotto ogni aspetto. Grazie quindi al professor Vini che ci accoglie in questa sua seconda casa, sì. Presumo, perché sono il frutto, come ci dirà meglio lui, sono il frutto comunque di quelle che sono anche le sue esplorazioni, no? Decennali, quindi questo ce lo dirà lui. Oltre a questo, qui che cosa avverrà? Avverrà un momento, un mix di arte tra musica e sabbia che avremo veramente l'opportunità di vivere come un momento speciale. L'abbiamo voluto inserire io e la collega Verdi in quello che è stato il nostro primo lavoro insieme, no? Il calendario natalizio, come lo chiamiamo noi, grazie all'invito del maestro Fabio Battistelli che ha insistito molto affinché questo evento si poteva comunque fare. Ci sarà oltre il maestro Fabio Battistelli, Cristiano Vigarelli, che viene da Porto dei Garanti, più volte l'ho sentito dire allo studio mio perché è un'amica della mia collega, quindi lo conosco di fama, quindi benvenuto. E tutto questo verrà artisticamente dipinto su sabbia in qualche modo dalla dottoressa Paola Saracini, che è qui con noi, quindi anche a lei diamo il benvenuto. Vorrei precisare che tutto questo, dato che purtroppo causa Covid gli ingressi sono stati contingentati, quindi tutto questo verrà integralmente registrato e verrà poi proiettato su YouTube, sui canali comunque del nostro comune. A questo punto lascio la parola al maestro Battistelli, prima il professor Vini che ci racconterà un po'. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, grazie di essere qui. Una serata credo magica, perché riuscire a coniugare natura e arte sia proprio il modo migliore per riempire il cuore, il nostro cuore, che in questo periodo brutto di pandemia, volente o nolente, è afflitto. E i maestri, la signora, la dottoressa, che riusciranno magicamente ad affiancare il lavoro mio piccolo di 55 anni circa di ricerche. Sono stato sì fortunato perché ho potuto viaggiare per una bella pietra del mondo e nella soddisfazione mia personale è di poter mettere a disposizione di tutti il frutto di una vita, di una vita di ricerca, ma soprattutto, ripeto, vedere coniugare natura e arte, che sono due caposaldi che possono portare avanti lo spirito dell'uomo. Non vi devo ulteriormente, lascio la parola al maestro e vi ringrazio di cuore.
Grazie. Come diceva, intanto allora ringrazio l'amministrazione comunale, chi ha creduto in questo progetto, in questa idea. Quando sono venuto la prima volta, grazie all'amico Giorgio Galvani, con cui stiamo condividendo da 2 anni avventure diverse, ma sempre molto significative, e io con grande orgoglio lo ringrazio, Giorgio Galvani, perché è veramente il motore di quello che riesce a dare le gambe all'idea. Faccio un discorso brevissimo. Negli ultimi 2 anni la pandemia ha penalizzato noi, tutti i musicisti, tutti gli artisti, ha penalizzato i musei. E quindi quando sono venuto qui ho pensato quale cosa migliore era, in un posto così suggestivo, così particolare, così ricco, mettere tutti insieme tutte le arti e quindi riportare e dire al pubblico, ai nostri amici, ai nostri conoscenti, ma soprattutto al pubblico: venite al museo, perché dobbiamo ritornare alla normalità, venite ai concerti, andiamo a teatro, perché comunque essere oggi pomeriggio qui in un posto così particolare, così forte, così significativo, con la musica, con le meravigliose figure di Paola, e quindi ringrazio anche Paola e Cristian che sono qui. E quindi ecco perché ho insistito molto, perché vuole essere un segnale di ripartenza per tutti quelli che sono stati penalizzati negli ultimi 2 anni, e vi assicuro che noi siamo stati quelli che ne hanno subiti veramente di più, e conseguentemente sia i musei e soprattutto gli artisti. Vedo dei colleghi artisti che saluto, e quindi ecco perché io ho insistito molto perché questa serata potesse essere realizzata. Quindi di nuovo grazie. Adesso passo la parola a Cristian, perché abbiamo appena eseguito una sua composizione, e tutto questo percorso musicale che faremo di accompagnamento, perché per la prima volta la musica accompagna le immagini, noi siamo curiosi di questo. Cristian ha scritto anche un brano dedicato al museo e ha fatto tutti gli arrangiamenti dei brani che ascolterete, e vi spiegherà anche come e perché sono stati arrangiati questi brani, e soprattutto gli omaggi che sono stati gentilmente offerti da loro dedicati a Città di Estero. Quindi grazie. Buonasera a tutti anche da parte mia. Abbiamo appena eseguito Tarantella Martigiana, la mia composizione. Ora vi facciamo ascoltare un'altra composizione che ho scritto in omaggio a un Giro d'Italia che qualche anno fa si è fermato a Castelfidardo, si chiama Avedo. E quindi noi insieme a Paolo e Fabio faremo questa pedalata da Castelfidardo per il Sede di Sibillina, arriveremo in Umbria e chissà dove arriveremo. Thank you.
siamo arrivati a Città di Castello, siamo al Museo Marcos e è carino come la musica è fatta di suoni e silenzi, no? In silenzi ascoltiamo l'acqua, quindi siamo completamente immersi. Il prossimo è sempre una mia composizione, si chiama Scatola Magica, un omaggio a questo strumento. E parlavo prima con il professore, c'è una connessione tra tutte le cose che abbiamo qui e questo strumento, perché dovete sapere che con la madreperla che si ricava dall'interno delle conchiglie, anticamente venivano fatti i tasti, i bottoni degli strumenti, venivano intarsiate le fisarmoniche, e quindi a Castelfidardo ci sono stati tanti esperti che lavoravano la madreperla, quindi abbiamo anche questa connessione. Sì. Scatola magica. Portiamo adesso in Brasile con due brani di choro brasiliano, che è un genere un po' meno praticato rispetto al samba. Il primo tema è carignoso, che significa affettuoso. È una canzone molto popolare, una melodia molto suggestiva, molto delicata.
rimaniamo sempre in Brasile con un altro tema di pesci in linea di questo autore brasiliano che è Choré. Pensando alla melodia non potevamo non omaggiare la musica da film e quindi faremo due temi di Ennio Morricone, uno è tratto dal nuovo cinema Paradiso e l'altro è Gavin's. Thank you.
compositore di musica film di Nino Rota e abbiamo preparato un medley, un omaggio a Nino Rota. Thank you.
Dovete sapere che Paola è molto timida, non vuole parlare. Allora, fai tutto te, Cristian. Lei vuole fare un omaggio a Raffaello. È un insegnante di storia dell'arte, appassionato dell'arte, quindi necessariamente con Raffaello Giovane e il suo sguardo che avete qua a Città di Castello non poteva essere altrimenti. E quindi questo è un omaggio da parte di Paola, e noi faremo una melodia antica, una melodia arcaica, che si chiama Musica Benedetta. Tema, una melodia di tradizione bulgara, il titolo è Verenze Bulgara, letteralmente il bulgaro caldo.
concerto, mi ha detto prima cosa: perché non scrivi un brano originale per l'occasione? Subito apprezzata lo stimolo, mi ha messo a lavoro, è venuto fuori Marcos, titolo dovuto, e l'ho scritto ovviamente per fisarmonica, clarinetto, animazioni originali di Paola Saracini, pensando un po' all'ambiente marino, e poi piano piano mi ricordo una melodia che si ripete, che cresce, che può scompare. Devo dire che in questo sottofondo di acqua sarà ancora più suggestivo. Quindi vi proponiamo per la prima volta, che è dedicato proprio a voi e al professore, grazie, al museo, a tutti coloro che ci lavorano, Marcos. Thank you.
grazie al professore, a tutto il museo che ci ha ospitato, all'amministrazione comunale, a Giorgio Galvani con l'ufficio stampa impressionante, quindi grazie anche a tutti voi che siete qua. Dico impressionante perché ho visto Ansa Corriere della Sera. Sì, insomma, sì, c'è tutto. Ne facciamo parecchi di concerti, ma non capita spesso di avere un seguito del genere. Quindi grazie veramente. Grazie a Fabio che mi ha invitato. Gioca in casa, quindi è anche un po' padronissimo. È più difficile giocare in casa. Grazie anche a Paola che ha animato tutti i nostri, tutte le nostre, nostre melodie. E concludiamo con Libertango, quindi con il tango aggiuntivo. Grazie di nuovo a tutti, adesso abbiamo preparato un
davvero, è stata un'emozione fantastica e poi gli ultimi due si hanno particolarmente fatto entrare in quel clima natalizio nel quale vogliamo entrare, eh? È un Natale diverso dagli ultimi due, per fortuna. Grazie davvero, grazie a voi artisti e grazie a tutti voi che siete venuti qua, vogliamo l'occasione davvero per farvi tantissimi auguri di buon Natale e buone feste. Auguri a tutti, grazie di essere venuti per aver condiviso questa magia, veramente la magia del disegno, a sabbia e della musica è un connubio incredibile. Grazie, buone feste a tutti. Grazie.